finalmente pausa. Ah, non ce la faccio più stare lì con Niels in questa classe. Di solito Niels fa la pausa con me, ma ora non mi aspetta, perché? Vabbè, Niels, allora andiamo insieme? Devo dirti una cosa, voglio solo che questo giorno finisca il prima possibile, perché davvero qui è un incubo in questa scuola. Insomma, l'ho già detto l'ultima volta, non esiste qui. Guarda, queste tecnologie sono dell'ultimo secolo, l'igiene, oh, non esiste, non esiste, non va bene per Niels Schnösel. Oh, Anna, guarda, Dave, vieni via, non guardare. Allora, a dire la verità, non mi ero mai accorta. A me piace la mia scuola, così com'è. Vieni, Niels, ti faccio vedere. Poi così impari la nostra scuola, ti piacerà. Oh, un'idea, un'idea. Potrei fare un investimento. Dovrei comprare la scuola, forse? Oh, Pia, vai pure a fare l'intervallo. Arrivo, devo fare una telefonata. Sì, mamma? Sì, un nuovo investimento. Sì, ho un'idea. Ma sì, certo, potremmo fare una scuola di lusso. Insomma, la tecnologia è tutto qui, non c'è. E sarebbe davvero favoloso. Ma con chi telefonerà lui? Aspetto qui davanti alla porta. Giovanotto, cosa stai facendo? Utilizzi il telefono, non esiste. Mamma, devo mettere giù, sì, a dopo. Mi scusi, hai chiamato tua madre? Sì, ti mancherà, vero? Lo capisco, è il tuo primo giorno in questa scuola, non è così normale, ok, capisco. Ma ora vai fuori all'intervallo, eh? Vieni, Nias, era solo l'inizio, ci sono tante cose che voglio farti vedere. Oh, Pio, Pio, sai cosa ti dico? Ne ho visto abbastanza, ok? Ho già fatto tratto la mia decisione. Ma quale decisione? Potrei farti vedere anche il chiosco. Là si può comprare qualcosa di buono. Oh, Dave, arrivano Pia e Niels. Ehi, Anna, posso avere qualcosa del tuo? Sì, prendi un goccio. Oh, la prima cosa positiva. Oh, una macchinetta delle bevande. Oh, allora mi prendo qualcosa. Cosa? Non prende le banconote? Oh, no, accidenti. Niels, prende solo le monete. Oh, ok, allora ho 100 euro, va bene? Oh, certo, non funziona neanche con i 200, la mia carta di credito, i 100. Ah, oh, Nils, non c'è problema, te ne compro io una. Cosa vuoi avere? Tieni, ho preso due limonate, sono buonissime. Sì, grazie, grazie Piero, non mi è mai successo che qualcuno mi offrisse qualcosa, ma wow. Oh, Dave, di nuovo uno spettacolo con Nils, wow. Oh, è finita la pausa. Buongiorno bambini, inizia la lezione di matematica. Oh no. Finalmente di nuovo una vera lezione di matematica. Abbiamo degli ospiti, ma chi c'è? Buongiorno, sono la signora Schnösel. Niels, volevi parlare con me? Oh, ma cosa ci fa qui la zia? Mamma, ti ho chiamato, si parla di un investimento qui in questa scuola, qui nella scuola elementare di Playmobil City, pensavo che fosse di fenomenale. Ah, Niels, non lo so, in questa scuola qui è davvero di basso livello, ci vuole fare tanto lavoro. Oh, mamma, dobbiamo fare un investimento sulla cultura dei giovani. Ma Niels, cosa ci fa qui tua madre? Oh, Pia, vorrei comprare questa scuola e farla diventare una scuola di lusso. Ah, Niels, si parla di nuovo di questa ragazza, eh? Ah, Niels, lo sapevo. No, non si parla di questo ragazzo, si parla di questa scuola. Possiamo investire qui e trarne qualcosa. Ma Niels, non potremo guadagnare qui niente. Come vuoi guadagnare? Oh, mamma, Anna è anche qui a scuola e pensi, non pensi che anche lei ha bisogno di una buona istruzione? Ah, Claudia, manda Anna a questa scuola. Ah, eccola. Ciao, zia. Ok, Niels, allora dovremmo parlare con il preside e trovare un buon prezzo, ok. Oh, Pia, non è fantastico, questa scuola sarà ribaltata. Cosa? Ma di cosa stai parlando? La scuola è bella così, a me piace un sacco. Ah, non capisco cosa state dicendo. Incominciamo con la lezione, per favore. Oh, mi dispiace, io devo andare a parlare con il preside. Ma Pia, allora, siediti lì, ok? Niels, qui con sua mamma. Oh, ma quale episodio era arrivato? 13, ok. Buongiorno preside, vorremmo parlare con lei. Niels, c'è qualcosa? Hai chiamato tua madre prima e ora nel mio ufficio, che c'è? No, non è successo niente, tranne che questa scuola, insomma, non è in uno stato fantastico e quindi pensavo di comprarla. Cosa vuoi comprare la scuola? Non è mica per essere comprata.
Sì, vorremmo comprare questa scuola per rinnovarne e farne una scuola di lusso. Oh, penso che voi state diventando pazzi. Non si vende questa scuola. No, non mi interessa, no. Oh, Dave, hai sentito? Vogliono comprare la scuola. Oh, no. Posso andare? Vado in bagno e guardo cosa sta succedendo. Maestra, posso andare in bagno? Ma certo, prego, e fai veloce. Oh, mi dispiace, la prego di lasciare subito la scuola. Ma che sta succedendo? Vedi, Niels, te l'avevo detto, non è una buona idea. Oh, sì, mi dispiace, avevo visto l'oggetto e pensavo che ne valesse la pena. Ah, sì, sono contenta che tu ti interessi di queste cose. Ma cosa succede? Oh no, non chiedermelo, ok, non chiedermelo. Vedi, questo giovanotto voleva comprare la scuola, ma non ci credo, voleva comprare la scuola. Oh, pazzesco, pazzesco, quell'età poi. Ah, non conosce ancora Niels Schnösel. Lui è sempre così.